Vaiolo, tubercolosi, difterite. L'unica chiave per arginare il pericoloso ritorno di malattie infettive dimenticate è la vaccinazione, auspicando però una cooperazione tra i soggetti coinvolti, ovvero medici di famiglia, pediatri, specialisti e non ultimo i giornalisti. Oggi c'è una certa disaffezione, diciamo, ad ascoltare il parere dei medici, che dovrebbe essere invece quello dell'opinion leader principale per la salute, dei bambini, degli adulti, di tutta la popolazione, e invece molta, molta conoscenza, tra virgolette, che viene acquisita tramite mezzi di comunicazione come internet, Facebook e cose varie, in cui i social la fanno da padrona, in cui tutte le notizie che sono in qualche maniera di paura, la fanno da padrona. Purtroppo è il paradosso della prevenzione. La prevenzione, che deve essere fatta su persone sane, proprio per evitare che si possano ammalare, non viene percepita come un vantaggio per la propria salute, ma il concetto è un concetto, ancora una volta, di cultura maggiore, di popolazione. E la cultura vuole che noi ci sottoponiamo a delle pratiche di prevenzione per tutelare le persone più deboli della nostra società. E lo facciamo perché la vaccinazione e la prevenzione ha un valore collettivo, anche se si basa sull'individuo stesso. È importante accrescere la fiducia nella vaccinazione e le coperture vaccinali. La comunicazione è la chiave alla base dell'adesione vaccinale e purtroppo anche del rifiuto. Qual è la situazione in Sicilia? Nonostante l'offerta vaccinale più estensiva che la Regione Sicilia ha adottato da qualche anno, la risposta della popolazione è sempre un po' insoddisfacente, in quanto praticamente le coperture che abbiamo registrato a dicembre 2017 e un rilievo fatto al 30 giugno 2018 hanno documentato che per tutte le vaccinazioni abbiamo coperture che non raggiungono quelle previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, cioè il 95%. La strategia che adotta la regione è quella di fare leva sulle aziende per migliorare la comunicazione a livello territoriale e aumentare l'offerta in termini di ore di apertura dei centri vaccinali e di personale impiegato. Chiaramente le aziende hanno grosse difficoltà ad ottemperare questo. Perché? Perché c'è stato negli anni il blocco del turnover. Altra strategia è quella di ampliare l'offerta, perché a noi non interessa coprire una corta, a noi interessa coprire la popolazione. E quindi nel momento in cui noi abbiamo offerto il meningococco fino a 30 anni, abbiamo avuto, come dire, un numero esorbitante di soggetti che sono venuti a vaccinarsi e abbiamo soddisfatto l'esigenza di essere vaccinati da parte di tutti i giovani. Spesso ci si scontra con la disinformazione e in qualche caso con la cattiva informazione. Ecco perché è importante un'alleanza tra medici e giornalisti, alleanza questa che è stato oggetto del corso di formazione organizzato a Palermo dalla Società di Comunicazione Scientifica e Sanitaria. Hanno un'importanza fondamentale i media, ma non soltanto i media, ma i professionisti che lavorano nei media. L'attualità di questi giorni ci sta abituando a serrati attacchi al mondo della professione giornalistica, che proprio su argomenti come quelli, in particolare delle vaccinazioni di cui parla il corso di oggi qui a Palermo, ma in genere sui temi sanitari o medico-scientifici, hanno una enorme responsabilità, ma anche un'enorme possibilità di incidere positivamente sulla consapevolezza dei cittadini. Noi abbiamo un ordine professionale che tutela i cittadini nei confronti della serietà dell'informazione giornalistica, e questo dovrebbe essere il primo baluardo di garanzia dell'informazione. Non esiste un patentino di informatore o di comunicatore medico-scientifico. È innegabile però che è una materia complessa e per la quale bisogna studiare, semplicemente, non improvvisarsi.